Tra gli Argenta è la prima struttura, a capo all'azienda Unità Sanitaria Locale della provincia di Ferrara, che diciamo, può presentare la realizzazione di un progetto per la raccolta differenziata all'interno appunto della propria struttura. Sono il presidente di Ato 6 per essere precisi, ovvero sia di quello che la legge ritiene un ambito ottimale di intervento per quello che riguarda l'organizzazione di pianificazione, di programmazione relativamente ai rifiuti e alle risorse idriche. Quando ho saputo di questa iniziativa con Leonardo Malatesta, che è il nostro responsabile per il settore della gestione dei rifiuti, ho avuto da una parte sono molto contento e dall'altra ho finalmente anche tutte e due le cose, no? E quindi credo che sia necessario fare interventi di questo genere, anzi è indispensabile fare interventi di questo genere. Non credo che sia neanche un caso che capiti ad Argenta, certo, anche secondo me perché insomma ci sono realtà che sono più ben disposte o predisposte anche con le agenzie e con le aziende che hanno di riferimento per cominciare iniziative di questo genere. Israele da questo punto di vista direi che è veramente all'avanguardia, è un'azienda che mi permetto di dire vice direttore molto, molto efficace, anche molto dinamica in questo tipo di iniziative, quindi noi come Ato le sosteniamo per le ragioni che Sergio ricordava, c'è una grande necessità di differenziare di più, di raggiungere gli standard che le leggi ci impongono. Questo progetto l'amministrazione in corso diciamo, ha cominciato a ragionarlo all'interno di un tavolo che è stato istituito presso la provincia, a cui partecipano appunto l'Ato, l'Osservatorio Provinciale dei Rifiuti, la nostra società che gestisce i rifiuti di Gioelia e il comune stesso, e dopo un'analisi dei dati che ci provengono appunto dall'osservatorio, quindi dopo aver effettuato una fotografia precisa di quelle che sono le caratteristiche del nostro territorio, assieme si è concordato di intraprendere una serie di iniziative che ci possono permettere appunto il raggiungimento di quegli obiettivi che prima venivano ricordati, in ultima analisi di raggiungere il 65% della quota differenziata nel 2012. Ora sapete probabilmente tutti che Soelia ha le tariffe di igiene ambientale più basse della provincia, questo vale anche per le utenze ospedaliere. Purtuttavia, a fronte della collaborazione che l'azienda sanitaria ha dimostrato nell'affrontare questo progetto, c'è l'impegno da parte di Soelia a non richiedere ulteriori aumenti di tariffa nei prossimi anni all'azienda sanitaria, per cui si va sostanzialmente a congelare la tariffa sui livelli del 2007. Fare la raccolta differenziata significa ridurre dei costi di smaltimento, per cui è giusto e opportuno che nel momento in cui l'azienda sanitaria si adopera in questo senso ci sia anche un ritorno, e i primi giorni di attivazione dal nostro punto di vista sono già assolutamente lusinghieri, anzi a oltre le aspettative per alcuni aspetti. Differenziare i rifiuti costa al singolo cittadino tempo e fatica e può anche essere sgradevole, no? Diciamo la puzza dei rifiuti organici, mentre i vantaggi economici ed ecologici vanno all'intera comunità. Quindi la teoria, diciamo, degli economisti, dell'agente economico individualista fa molta fatica a spiegare perché le persone devono risanare, vanno a votare, riciclare i rifiuti, perché ognuna di queste attività comporta dei costi, mentre i benefici sono visibili per l'individuo ma enormi per la società. E ad Argenta io credo che il capitale sociale sia molto forte. Ad esempio, nell'ambito dei rifiuti infettivi, voglio ricordare come la nostra azienda sta registrando negli anni una significativa riduzione nella produzione di rifiuti infettivi, che sono quella componente maggiore dei rifiuti sanitari. Ad esempio, siamo l'azienda, in regione, dal 2004 al 2006, nel triennio, ha fatto registrare le migliori performance. Ad esempio, ponendo a confronto la produzione del 2006 con quella del 2003, ne troviamo i dati complessivi dell'azienda, una riduzione del 19%, e ad Argenta la riduzione è stata del 37%, quasi il doppio.